Gli agretti sono ricchissimi di sali minerali e vitamine e sono perfetti per fare un buonissimo risotto. Sono Pam e questo è il mio canale, Sana, Veloce, Vegetariana. Questo è Allium Ursinum, lo taglio a pezzetti, tutto. Se non avete l'Allium Ursinum, usate uno spicchio di aglio incamiciato. Dopo aver lavato e pulito gli agretti, li taglio grossolanamente. Metto in una pentola l'aglio, l'olio extravergine di oliva e faccio rosolare. All'Allium Ursinum aggiungo una presa di sale grosso e gli agretti. Abbasso il fuoco, aggiungo un dito di acqua e aspetto un paio di minuti che gli agretti si ammorbidiscano. Dopodiché aggiungo il riso, in questo caso ho usato un carnaroli, e aggiungo acqua molto calda, poco per volta. Dopo 6 minuti aggiungo la curcuma e il pepe. Rimesto bene, aggiungo acqua calda. A circa metà cottura grattugio l'intera buccia di un limone. Mi raccomando, usate sempre solo limoni biologici. Sono passati 17 minuti e il risotto è praticamente pronto e alla fine ho usato poco più di 1 litro di acqua. Adesso lo assaggio e l'aggiusto di sale. Quanto sale dipende dal gusto personale, io ne uso poco. Rimesto, spengo il fuoco perché è praticamente cotto, metto il coperchio e aspetto un paio di minuti che si asciughi prima di servirlo. Leggerissimo, però è molto saporito.